Ok, ben ritrovati amici con Franchi Romano, siamo sempre su Betrayer e sono passati diversi giorni, nonostante avessi detto che l'avrei giocato tutto d'un fiato, ma sto giocando più giochi contemporaneamente, quindi sono passati diversi giorni e sinceramente non mi ricordo dove ero arrivato, vediamo un po'. Allora, ok, al Forte San Giorgio, ovvero il Forte San Giorgio. Eravamo arrivati a Fort St. George, non so perché si veda così, sinceramente. Ben ritrovati amici con Franky e poi Romano. Niente, eravamo su Betrayer. Sono passati diversi giorni dall'ultima volta che l'ho giocato, non mi ricordo granché, è abbastanza hardcore come gioco. Quindi eravamo arrivati a Fort St. George, che dovrebbe essere la terza zona. Mi pare che se guardiamo la mappa del mondo, sì, infatti c'era lo sbarco sulla costa, il sentiero costiero che ci ha portato prima a Fort Henry, poi al Sentry Post, il posto di guardia, e adesso a Fort St. George. Io non ricordo se su Sentry Post ho controllato tutto, 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 ovvero tutte le quest delle persone, sia della dimensione della luce, sia della dimensione dell'oscurità, ovvero sia quelle dove ho suonato la campana, sia quelle dove non l'ho suonata. Ma sì, ci ritorno un attimo al volo, eh. Ci ritorno un attimo al volo, ovviamente lo taglio, non ve lo farò vedere. Se trovo qualcos'altro, sì, ve lo inserisco nel video. Perché una volta pulita la prima zona, ovvero Fort Henry, mi sembrava che ci fosse, non c'è più corruzione, che mi è apparsa una scritta, non c'è più corruzione, il vento non ti indica niente, il vento non ti dà. Non ricordo sinceramente di preciso, però ti faceva capire che non c'era più niente da cercare in quella zona, quindi non mi è sembrato che è apparsa questa scritta a Sentry Post, quindi io ci rivado al volo, se posso, col trasferimento rapido. Quei cerchietti che vediamo sulla mappa sono le cose che non posso dissotterrare senza una vanga, la vanga ancora non l'ho trovata, quindi io riparto proprio da qui e niente, ci vediamo là se c'è qualcosa di interessante, altrimenti ritorniamo a Fort St. George. Ok, eccoci qua. Tra l'altro la donna in rosso non c'è stavolta. La donna in rosso non c'è stavolta. Sentiamo un po' se. Ah, ok, ho sprecato una bomba, mannaggia a me. Ah, ecco, non percepisco altro nella luce. Ok. Era questa la scritta che volevo. Come si suonava? Ok, passiamo nell'altra dimensione e sentiamo se percepiamo qualcosa qui. Sì, c'è qualcosa. C'è qualcosa. Quindi ho lasciato qualcosa in questa dimensione. Ovviamente taglio e torno. Ecco, c'è Skelecrown. Ok. Era questo quello che percepivo. Spero di no. Raccogliamo le frecce come sempre. Sentiamo. Preso! Vabbè, ok, era stealth. Cazzo, non la volevo sprecare. Ok. Si è accorto! Merda. La freccia, ridammela! Mannaggia. Non riesco a orientarmi, sinceramente. Perché nella luce non c'era. Ah, forse laggiù? Laggiù. Laggiù c'è qualcosa, ma forse è semplicemente il totem che avevamo liberato prima? No. Che cazzo? Ah, ecco un fantasma. Parla. Ha perso la via. Ok, il suono della campana. No! No, vabbè. È un po' di ruggine, un po' di ruggine. Purtroppo. Ok. Ovviamente è tutto tagliato, ci mancherebbe altro. Ma che palle. Ho fatto un errore a non. Ah, eccolo, è venuto lo stesso. Parliamoci. Capitano Wilkinson non ha fatto ritorno. Dove l'hai visto per l'ultima volta? Ah,
Era andato a raccogliere legna da ardere. Oh, tocca cercare il capitano Wilkinson. Chi sei? Ah, ok, Lost Souls. È la terza di sei. Samuel Mallari. Riconosci questa scultura? Ah, ok, possiamo dargli gli oggetti. Nei pressi ho trovato un campo di battaglia. Non gli diamo subito l'oggetto. È stato come combattere contro i fantasmi. I selvaggi sono balzati fuori dall'erba, scagliando le loro frecce e scomparendo prima ancora che potessimo puntare le nostre armi. Ok, proviamo a dargli il calcatoio. Forse abbiamo preso la linea di dialogo giusta. Stavo ricaricando quando uno di loro è spuntato proprio di fronte a me. Non ho pensato, ho solo fatto fuoco. Poi sono crollato a terra con la spalla palpitante e il sapore del sangue in bocca. Il capitano Wilkinson mi ha detto di alzarmi e combattere. L'ha detto come se fossi un codardo. Diciamogli della scarpa che abbiamo dissotterrato qui vicino. Ricordo una ragazza indiana, forse di 15 anni. Era nuda, fatta eccezione per una scarpa. Non mi piaceva il modo in cui mi fissava, così sono scappato. Una ragazza indiana di 15 anni. Riconosci questa scultura in legno? Era lui! Era lui che l'ha fatta. Stavo intagliando per passare il tempo. Mi chiedevo ansiosamente se il capitano avrebbe fatto ritorno. Stava diventando tardi. Allora chiediamo gli archi dell'elmo a sto punto. L'elmo che abbiamo rinvenuto. È del capitano Wilkinson, quindi. Ok, l'ho rinvenuto. Ah, quindi i selvaggi lo hanno ucciso. Quindi ci sarà il suo fantasma in giro per bosco. Ok, diario aggiornato. Questo, vabbè, il cancello non ho. Questo che è? Questo. Questo rombo. Questa è la strada che riporta indietro. Che palle. Purtroppo ho perso un po' di confidenza con. E ci sono sempre loro, eh. Vedete, quando mi vedono gli faccio proprio meno danno. Molto meno. Peccato che mi ero perso la quest di Mallard. Perché sto andando di corsa e sicuramente non è la cosa più indicata. Oh, accidenti. Merda! Consumato tutte le frecce. Ascoltiamo. Torre isolata, accampamento sulla collina. Ok, ma che siamo? Di nuovo al forte? Eh sì, ma lui non ha niente, da dire ancora. Niente, non c'ha altro da. Proviamo ad andare qui, alla torre isolata, ma questi intanto io lo so che so tutti i punti che non posso dissotterrare. Ok, infatti c'è il mucchietto. Che palle. Sentiamo qui, sentiamo la voce qui. Se ci può guidare. Purtroppo non percepisco altro nell'oscurità, solo che credo che sia finita così. Non vorrei di un. È molto lontano è flebilissima il richiamo. Il richiamo è molto forte qui, al posto di guardia. Ah, qui c'è l'albero. Vedete, è marchiato di rosso. Oh, uno spirito finalmente! Ma ha fatto salire un brivido assurdo. È lui, dai. È lui. Vediamo un po' di chi è sta. Sarà la sua la tomba? Capitano, eh? Ti è stata sottratta la testa? Chiediamoglielo. È stata rubata. Oh, una quest. Cercherò di riportartela indietro. Ok, lui se n'è andato, eh? Ecco perché non svaniva. Oh, merda. Dov'è Skellacron? Ok, preso. Mo dove la troviamo sta testa? Al posto di guardia, perché magari lui è. Si è spostato e è venuto qua. Ma mai. Mai. Però da qui sentiamo qualcosa molto poco potente, eh. Sembrerebbe qui.
Ecco, laggiù c'è, infatti c'è il totem, ma quello dovrebbe essere liberato. Quello che ho già liberato. Infatti. Sì, ma mi riporti sempre qui. Accidenti a te. Dove la trovo sta testa? Su. Che è sta roba? Eccola. Il teschio è bloccato a terra, forse può essere. Sì. Oh! Whatta! E non lo chiappi mai. Ma che è? Mostro nuovo. Merda! Merda! Ancora? Accidenta a te. Oh. Guardalo. Basta! Oh. Non ho più cure. Non ho più cure. Ok, io penso che teschio l'ho raccolto. Ma quello era un nemico nuovo, eh? Cioè volava. Era un teschio avvolto dall'oscurità che volava, quindi. Ma via, via da qui. Teschio tanto io l'ho preso. Quindi. Posto di guardia. Ah no, però non sta al posto di guardia. Vabbè, comunque dovevamo venirci perché per riprendere tutte le cure. E ora dovrei ritrovare il tipo perché così gli consegniamo il teschio, vediamo che succede. Sperando che. Di solito, insomma, non sono dei traditori, anche se betrayer, no? Però vai a sapere. Adesso gliela portiamo. Allora, riprendiamoci le frecce e proviamo ad andare. Allora, dove l'ho trovato l'altra volta? Ovviamente voi non avete visto i giri che ho fatto, è un'ora che giro. Che è quella luce? È lui? È lui, è lui. Dimmi che è lui. Era proprio qui vicino. Credo di aver trovato il tuo teschio. Seppur sia stato rivestito di argento e scolpito con strani segni, ora sono di nuovo integro grazie a te. Per favore accetta questo dono. Grazie. 200 monete. Bene. Ok. Ok. Io non sento. Non sento altro nell'oscurità. Sto spingendo, sto spammando l'ascolto, ma non. Era qui vicino al fortino. Io sono andato in giro come un coglionardo. Quindi vabbè. Perfetto, siamo ritornati alla luce. Io mi sposterei, sistemo un attimo le mie armi, eccetera, eccetera, i miei amuleti per avere qualche buff in più, qualche potenziamento in più, e andiamo a Fort St. George, anche perché. Quindi, mappa del mondo, della mondo. Ok, Fort St. George, eccolo qua, tutto da scoprire, quindi. Strada per Fort Henry. Eccoci qua. Quindi sulla strada per Fort St. George. Allora, stiamo un po' sul sentiero principale. Sicuramente ci saranno guardie corrotte. Che ho preso? Ah, ok, erano munizioni, eh. Mappina. Vai, andiamo subito di qua. Sprezzanti del pericolo, come sempre. Di cacca. Ah no, è un albero tagliato. Mi sembrava un totem, vabbè. Qui ci dovrebbe essere un punto di interesse. Paule sorvegliato da nessuno, vero? Pistola pregevole. Aspetta un attimo. Abbastanza preoccupato da quel tipo di nemico che ho incontrato. Quando cercavo di recuperare il teschio. Eccolo qua, infatti è corrottissimo. È corrottissimo. Ma va. Oh! Nativi! L'ho preso! Dove cazzo va? Ma ce n'è un altro dietro!
Vediamo un po'. Cazzo! Wow! Ce n'è rimasto uno però, eh. Fatto male a venire qua, anche perché ho finito già tutte le cure. So frecce, che so. Che palle, oddio, muoio. Eccolo. Bene, non mi ha preso. Dai, merda. Arco corto consunzio. Consunzio. Vabbè. Già, cioè, siamo morti praticamente. Punto di interesse, no? Ah, ecco, c'è una scatola. Non ci saranno mai delle cure. È proprio scontata la cosa. Vabbè, apprestiamoci a morire perché. Oh, laggiù. Wow. Oddio. C'è un grosso complesso al centro. Dovrebbe essere il punto solito da dove ripartire. Oh, ecco questo. Questo non si può scavare. Accidenti. È enorme. È enorme e noi abbiamo 15 di vita. Vorrei di niente, ma. Wow. Che cazzo? Che è successo? Ah! What the? Sono le statue di cenere. Si sono animate. No! Madonna, che paura. Ho fatto bene allora finora a ucciderle tutte. Ho sentito più di un rumore all'inizio. Dimmi che c'è un barile da qualche parte. Wow, eccolo, ti vedo. Cazzo. Cazzo. Merda. Ah, ma spara pure. Però ne ho sentito un altro. Ho sentito un altro animarsi, eh. Adesso mi arriva tipo da dietro. No! No! Cazzo, cazzo, cazzo. Merda. Ok. Cioè, finora erano immobili. E qui a St. George no, però. Qui si animano quelle statue di cenere. E ci attaccano. Per cui quelle statue di cenere sono nativi. A quanto pare. Stavolta con tre cure. Io provo ad andare diretto là. Anche perché quello dovrebbe essere il solito punto dove si piazza la campana e si riesce a passare nell'altra dimensione. Quindi. Non sprechiamo tempo. Tra l'altro c'era anche una cassa qua fuori. Eccoli. Brutto infame. Eccolo, si è scoccettato tutto. Buono. Vieni qua. Dai, l'ho preso. Accidenti. Finito le frecce. No, ho sprecato la freccia. Tra l'altro, raga, inquietantissimo. Cioè, questa è un rogue, è una pira. Ho sentiti. Pistola pregevole, proviamola. Proviamola. Presa. Ricarica. Ricarica per carità. Oh! Cazzo! Almeno c'è il ricaricamento veloce. Vieni qua. Scimmia. Due so. E basta. Whatever. Ma il barile. Ah, eccolo il barile. C'era il barile, c'era. Bene. Ah, eccoli, 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 eccoli. Ma se io comprassi delle frecce al volo.
Boom. Ok, due sete. Via, 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 via. Via, 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 via. No, l'ho mancato. No, l'ho preso. L'ho preso. Non si sa come, ma l'ho preso. Vieni fuori. Miscio. Eccolo. Ai. Ai. Dai, l'ho preso. Accidenta a te. Oh. Sbloccata la posizione di Fort. No? Fort St. George. Dai, ancora sbaglio sta cosa. Ok. Oh, questa è una campana. Esamina. Il batacchio è mancante, deve essere riposizionato. Ah, ok, qui c'è la campana messa. Oh, tu. Tu da dove scappi? Com'è sta cosa? Ma perché? Guarda quanti arrivano! Faccio lo slalom! Faccio capolicchio! Oh! Chi ha sparato? Fuck you! Quanti siete, raga? Guarda quanti so! Oh! Che cazzo! Ma quanti siete? Ancora! Bella, belliscio! Ah, accidenta a te, ho sbloccato anche un achievement! No, no, non è giusto! Non è giusto! Queste frecce, raccogliamole, no? Eccoli che arrivano! Bam, liscio. Niente. Niente. Io come cazzo se fa. Mazza, oh, ma sciottato. Cambia st'arma, accidenta a te. No, raga, ma sta zona è impossibile. Cioè, è impossibile fa sto pezzo. Dai, non mi puoi deviare i colpi. Accidenta a te. Cogli piano piano. Ma quella è quella enorme. Quella è quella enorme. Quello è quello che tira gli sassi. Via. Te la pigli in culo sto giro. Dai. Accidenti, oh. Da, guarda quanto ci mette a ricaricare. Oh. Buh. Ti ha arrugginito, ricarica. Dai, mi raccomando, con la tua proverbiale velocità, raccogli sta roba. Cura. Sta cosa è. Sta parte è una bastardaggine incredibile. Ok. C'avevo anche una pistola io, veramente. Grazie. Vieni. Dai! Oh, no, veramente, raga, ricaricare è qualcosa di. Dammi una munizia qui. Ok. Quanti so? Oh, saranno finiti. Io c'è ancora uno là sotto. Sa che c'è ancora uno lì sotto, infatti. Sì, tira, tira. Due addirittura. Me curo. Vieni fuori. Marrano. Ok, quindi io ripartirei dall'entrata. Ovviamente prima mi rompo tutte le casse. Fortino. La bandiera porta la croce, quindi dovrebbe essere inglese. Croce rossa su campo bianco. Ce la dovremmo aver fatta. Anche se sentivo qualche freccia appuncicare. Allora. Siamo entrati e abbiamo trovato subito questa pira. Qualcuno qui è stato bruciato malamente, leggiamo. Sembra che qui sia stato arso qualcuno, ma va. Diario aggiornato e progresso dell'achievement. Ok, material evidence. Ok, foglio a terra. Siamo giunti nell'unico vero e autentico giardino dal quale Adamo ed Eva furono cacciati.
Ora è nostro sacro dovere cacciare allo stesso modo il diavolo che lo ha infestato e ripristinare la sua perfezione. Questa è una gogna, cioè, se non sbaglio, veniva infilata la testa qui e le mani qui, i polsi, praticamente stava così il condannato, e qui, per cui doppia gogna, un posto qui e un posto qui. Benissimo. Oh, leggiamo questa nota, va. William Isgro ha ragione. Ah, William Isgro. L'avevamo incontrato a Fort Henry, se non sbaglio. Avevamo sentito di lui e avevamo anche parlato con lui, mi sembra. Era quello che cercava la moglie, se non sbaglio. Con la Constance affondata dagli spagnoli, i quali ora circondano Fort Henry e i cui scout sono stati intravisti sulle colline sopra Fort St. George. È una follia separarci per difendere così tanti insediamenti e avamposti. Ah, ok, loro si sono separati per difendere gli avamposti dagli spagnoli. Gli spagnoli hanno affondato la nave Constance e quindi dicono che dobbiamo riunire i nostri uomini e ricacciare i cattolici in mare, altrimenti loro ci faranno a pezzi prima ancora che arrivano gli aiuti dall'Inghilterra. Ok. Gli spagnoli hanno messo alle corde gli inglesi. Ok, non ho capito che c'entra la gogna qui. Ok, achievement sbloccato, scattered pages. Va bene, qui c'è un baulaccio. Saranno monete come sempre. Ah no, è già aperto, non si può. Ah, l'ho aperto prima. Oh, questa è una freccia come all'inizio, quando siamo sbarcati, tra virgolette. Ma quindi. Così è per assurdo, se noi siamo sbarcati dalla costa con le navi affondate, cioè noi siamo spagnoli? Cioè io sono spagnolo? Boh. Ho pensato che questo potesse esserti utile. Il batacchio di una campana. La campana, ok. Hai acquisito un batacchio. Grazie. Così adesso ce ne abbiamo due di batacchi. Sapete ragazzi, no? Loris Batacchi, no? Il capufficio pacchi. Dunque, pentoloni. Altra nota, altra nota. Ieri notte la sentinella ha suonato la campana d'allarme, giurando di aver visto una figura oscura e alta muoversi attraverso il grano. Gli uomini hanno cercato lungo tutto il perimetro con le torce, senza trovare niente, ma questa mattina i gambi erano appassiti e il grano era marcito nella sua buccia. Che è? Che entità è? È passata in mezzo a un campo di grano e ha praticamente portato la morte nel raccolto, ha seccato tutto. Il mistero si infittisce, eh? Ho capito, cioè quei nativi che ci attaccano probabilmente sono esterni a tutto, cioè nel senso estranei, perché inglesi e spagnoli si contendono qui il nuovo mondo, perché questo è il nuovo mondo. Come dice anche la mappa quando l'apriamo, The New World. Pare ci siano pochi dubbi. Boh, vabbè, picchiamo sto batacchio. Ok, diario aggiornato, la campana è stata riparata. Good, good, good.